se penso a matrimonio e all'organizzazione... No, non scappa! Lei sa che cos'è una wedding planner? Sì. Yeah, some plans wedding. Sì. Sì, quelli che organizzano i matrimoni? Sì. Una ragazza, un ragazzo che organizzano il matrimonio. Una wedding planner, sì. Sì. Una che organizza matrimoni. Una pianificatrice. Giusto, una pianificatrice di matrimoni. Ignoro completamente chi sia. No. 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 Dico la verità. No. Oddio. No. Mi trovavo impreparatissima. Roba di moda, qualcosa del genere. Non lo so. Lei sa chi è una wedding planner? Sì. Una persona che aiuta gli sposi a organizzare il matrimonio, trovandogli le location, offrendogli il servizio completo. Penso. Beh, wedding e matrimonio, planner, pianificazione matrimoniale, quindi qualcosa che si occupa di matrimonio. È una persona che organizza matrimoni. E quindi che pianifica il matrimonio. Qualcuno che organizza matrimoni per altri. Sì, organizza matrimoni e si occupa un po' di tutta l'organizzazione del matrimonio in sé per sé. E loro seguono un po' la gestione, il progetto di un matrimonio. E quindi prende tutti i contatti con la location, il menu. Però non conosco persone che fanno questo tipo di lavoro. Beh, sarà un'agenzia o qualcosa di simile, tipo società di servizi che gestisce il matrimonio dalla A alla Z. Sa anche esattamente di che cosa si occupa, che cosa fa? No, nello specifico no, però immagino che si occupi dalla gestione dell'organizzazione del tutto, a partire dai dettagli più specifici a quelli più grandi. Penso tutto, cioè dal scegliere la location, fare scegliere le bomboniere, le cose, però penso sempre insieme alla persona che si deve sposare. Penso di tutto, proprio dall'allestimento della location, l'abito della sposa, preparativi, tutto penso. Every detail of it? Uh-huh. Day to day, night do, day do. Uh-huh. That's it? That's really... They organize everything, the reception, the church, set everything up. E se lei dovesse sposarsi, lei si rivolgerebbe a una persona, a una wedding planner? Beh, dipende anche poi dalla mia futura compagna, come vorrebbe organizzare il matrimonio e... Sì, comunque sì. Allora, forse sì, da un certo punto di vista credo di sì. No, I probably saw it. I'll leave it to her. Okay. Probably look into it, see how much it is. See if I can handle doing it by myself. Uno si affida a una persona già esperta nel campo e va sul sicuro. Avendo i soldi, sì. Beh, avendo la disponibilità, sicuramente, per appunto ingaggiarla, penso proprio di sì. Perché comunque organizzerebbe una festa di un certo tipo rispetto a una festa magari banale che potrei organizzare io. Pensa che una wedding planner può avere anche il ruolo di contenere i costi e le spese? No, penso di no. Considerando che deve essere fatto nel migliore dei modi e considerando anche quanto si vuole spendere, che tipo di immagine si vuole avere per questo matrimonio. So che costano un po'. E lei si rivolgerebbe a una wedding planner per organizzare il proprio matrimonio o il matrimonio magari di sua figlia? Sicuramente sì, perché lo trovo molto interessante, con sbocchi importanti, particolari di successo. Sicuramente, siccome il momento del matrimonio è sempre un po' convulso, se gli sposi non hanno qualcuno di cui si fidano, su cui fidarsi, su cui appoggiarsi, sicuramente li consiglierei di rivolgersi a un wedding planner. No, perché questi matrimoni ridicoli, esagerati, penso che si dovrebbe proprio tagliare con questo consumo. Cioè, mi sembra una cosa, uno spreco di soldi. Io sono già sposata e gli consiglierei assolutamente, sì, insomma, di farsi consigliare più che altro. Sinceramente io, beh, sono già sposata e credo che sia un momento bello da dedicarsi, insomma, al matrimonio con il proprio compagno che diventerà appunto il marito, e quindi ritengo che sia bello farlo insieme, sinceramente, mm-hmm. Sì. Beh, ovviamente se ha bisogno di aiuto, se ha bisogno di qualcuno che gli organizza un matrimonio, se... Poi è chiaro che se ci sono esigenze, difficoltà, allora vabbè, si può provvedere con qualcuno, esigenze ovviamente di tempo, ma credo che sia un momento bello e speciale da vivere con la coppia, insomma.
No, probabilmente sì, visto lo stress del matrimonio già di per sé come scelta, poi tutti i dettagli correlati probabilmente li delegherei a qualcuno. Per me è stato un matrimonio molto piccolo, insomma, diciamo così, però sì, consiglierei vivamente, soprattutto per l'organizzazione dei tavoli, di queste cose qua che sono veramente no, antipatiche di più. Se suo figlio dovesse sposarsi, lei sì. Aiuterebbe, organizzerebbe lei il matrimonio di suo figlio o si rivolgerebbe a una figura professionale che magari può aiutargli? Vabbè, andrei al De Russi. E se dovesse consigliare? Se dovessi consigliare alla signora, sì, perché no? Anche perché non è detto che in un futuro non lo faccia con lei. Ah, ecco, era una proposta di matrimonio. Wow! Wow. Beh, che dire? Il condizionale è d'obbligo, però. Se pensa all'organizzazione del matrimonio, le do un aiutino. Una figura professionale all'interno dei matrimoni. Ignoro, proprio non mi aiuta per niente. Non allora, so cosa sia. Allora l'aiuto ancora di più. Se lei dovesse organizzare un matrimonio di sua figlia, suo, sì. Di un amico, di un'amica, sì. Le farebbe piacere sapere che c'è una persona che fa tutto ciò, certo, certo. Al posto suo? Come l'ha definita? Certo che mi interesserebbe. Come l'ha definita lei? Wedding planner. Wedding planner. Organizzatrice di matrimoni, in inglese. In inglese, perfetto, lo ignoravo.